Un saluto da Dottor Palma, SOS Turismo Dentale, Dentisti Moldavia. Molti ci chiedono se è possibile fare finanziamenti. La risposta è no, non è possibile fare finanziamenti in Moldavia, per il semplice fatto che la Moldavia, non è il paese di residenza dei pazienti che vengono qua a curarsi, quindi le banche non erogano finanziamenti a soggetti che non sono residenti, che non vivono qua in questo paese. Capiamo che la problematica principale di quando uno va a spendere certe somme, è quella di avere comunque dei soldi o farseli finanziare. E questa, è una cosa che può essere comunque superata, semplicemente facendo, un prestito personale per cure sanitarie. Oggi vi faccio vedere qua una piattaforma, online che ci permette di ottenere dei finanziamenti, praticamente, online. Quindi una persona che intende fare delle cure sanitarie all'estero, può ottenere questo genere di prestiti semplicemente facendo una procedura, a distanza da casa, inviando i documenti che sono necessari. Qua per esempio Agos, però abbiamo anche la FinDomestic che fa questo genere di finanziamenti. Se io vado sul sito di FinDomestic, per esempio, ecco qua. Vediamo che su prestiti personali c'è una sezione qua, che dice salute e benessere. Se io clicco qua su salute e benessere, vedo che posso calcolare, per esempio, cure mediche, anzi, ecco qua, una ipotesi di prestito personale per, cure mediche. Supponiamo che, io ho bisogno di 5.000 euro e decido di avere una proiezione, di pagare per esempio 150 euro al mese di rata. A questo punto, lo strumento, sul quale ho inserito i dati mi va a calcolare quella che è la rata e i mesi in cui io dovrei pagare appunto questo importo. Vado adesso a fare un semplice calcolo, prendo una calcolatrice e vediamo quanto andrei a pagare quindi dopo questi 42 mesi. Facciamo 42 per 135,70, quello che dovrei rendere alla finanziaria oltre ai 5.000 euro sono praticamente 699 euro, 700 euro in più. Questo è il costo che avrei con FinDomestic. Adesso vado invece a simulare per esempio un prestito sempre di 5.000 euro, su Agos Ducato. 5.000 euro per esempio, più o meno mettiamo 48 rate oppure 36 rate. Già mi dice 151 euro, però la cosa carina, ecco, di Agos Ducato che ci permette di vedere in tempo reale quello che spenderei, magari allungando il periodo di rimborso. Rimborso per esempio in 72 rate, io andrei a pagare 81,10 euro al mese, per questo importo di 5.000 euro per curarmi i denti. Vediamo, chiaramente più sono le rate, più aumentano gli interessi, quindi rimaniamo intorno ai 36 mesi, quindi 3 anni di rimborso. 36 per 151,2 andrei a rimborsare 443 euro oltre ai 5.000 euro che mi sono stati prestati. Quindi alla domanda che ci fate, è possibile fare finanziamenti? No, non è possibile fare finanziamenti, però la soluzione Agos, Ducato oppure FinDomestic. Fatevi fare semplicemente un prestito personale, per cure sanitarie. Vi danno i soldi, poi quei soldi, sapete voi come spenderli. Questo era il dottor Palmas, per ora un saluto e a presto.